goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Su cosa si basa l'economia di Goro? L'economia di Goro si basa sulla pesca e per lo più sulle vongole. Quali tipologie di pesci si pescano per la maggiore o si allevano? In maggioranza si pescano rombi, sgombri e soil. Si pescano anche molluschi o questi vengono allevati? I molluschi si pescano e i più venduti, diciamo, allevati sono vongole e cozze. Come vengono lavorati i prodotti e dove? Allora, i prodotti che pescano i pescatori vengono portati al porto. Questo effettua un controllo sulla grandezza dei prodotti e deve essere circa 1,5 cm. Dopodiché vengono portati allo stabilimento, dove vengono immesse in delle vasche per essere depurate per circa una settimana. Dopo vengono pulite, confezionate e distribuite a tutto il mondo. Come vengono distribuiti i prodotti e dove? Allora, i prodotti vengono trasportati su dei camion frigo, dove vengono portati a delle catene alimentari o ristoranti. Possono anche essere inoltre acquistate direttamente dallo stabilimento in cui vengono pulite attraverso un'asta. E quali sono i mercati interessati ai prodotti di Goro? Allora, sono l'estero, ma l'Europa in particolare, perché cioè non hanno la possibilità di avere questo prodotto nelle loro zone. Ci sono barche diverse per ogni metodo di pesca? Allora, ci sono molte barche, per lo più sono utilizzate per l'allevamento di molluschi. Come vengono lavorati i prodotti e dove? Allora, i molluschi vengono pescati o allevati, vengono mandati a lavare e sgranare e poi venduti. Va bene. Come vengono venduti? Allora, queste molluschi vengono messi dentro un sacco e venduti circa 5 euro al chilo. Come può il compratore al mercato capire se il pesce è fresco o se le vongole e le cozze sono sane? Questo si può capire da molti fattori, come per esempio dall'etichetta, dove c'è scritto la data in cui è stato confezionato e anche in cui è stato pescato, dal colore stesso del pesce e dall'odore. E quante famiglie lavorano nell'ambito della pesca Goro? A Goro lavorano all'incirca 1700 persone, suddivise in 68 aziende, e tutte queste lavorano per lo più sulle vongole e sulle cozze. Quali sono i marchi sull'etichetta da controllare prima dell'acquisto? I marchi da controllare sull'etichetta prima dell'acquisto sono quelli della pesca MSC, che è una pesca sostenibile e certificata. Com'è organizzata la marineria di Goro? Ce ne sono altre nei dintorni? Allora, la marineria di Goro è situata sul versante del Mar Adriatico in Emilia Romagna. Nei dintorni c'è quella di Scandovale in Veneto, quella di Venezia sempre in Veneto e il porto Garibaldi in Emilia Romagna. Che cosa si intende per sacca di Goro? Per sacca di Goro si intende una parte di mare che è racchiusa tra una striscia di sabbia che è comunemente chiamata Isola dell'Amore o Scamba, e da un altro pezzo di spiaggia che fa parte dell'Ido di Volano.